il gabbiano Jonathan Livingston. Mi piace molto la parte filosofica di questo, anche perché bene o male è una metafora gigante, come racconta la vita attraverso il volo, attraverso il concetto di cambiare anche realtà. Richard Bach come autore è proprio un autore che viaggia proprio da una dimensione a un'altra, cioè improvvisamente siamo nel reale, poi il gabbiano Jonathan Livingston non c'è più, è morto, è passato in un'altra dimensione, ma in realtà non è morto, ritorna nella dimensione reale. E il concetto dell'insegnamento anche, che è molto bello, cioè il concetto di essere maestri e discepoli degli altri, no? Quindi il concetto di tramandare qualche cosa. Ti ricordi le frasi, le interiorizzi, le porti anche nella vita quotidiana magari, no? Delle cose che hai letto diventano proprio un insegnamento anche nei momenti difficili magari, ecco. Allora per forza diventa il tuo libro preferito, perché diventa una parte di te.